Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Quindi tra pochi minuti Bill Gates a Roma incontrerà la Presidente del Consiglio. Eccola. Sì, esattamente. È un evento molto importante a cui Giorgia Meloni tiene molto, non è ancora arrivato, queste erano altre macchine, ma noi siamo pronti quando arriverà. Bene. Chiaramente ti chiedo la linea e poi dicevi tu un evento di forse diciamo non secondo a Bill Gates, cioè questo è il nuovo simbolo della democrazia cristiana presentato da Gianfranco Rotondi questa mattina, era uno degli appuntamenti della mattinata, l'altro ti dico è quello del giurì d'onore chiesto da Conte proprio per quanto fatto da Giorgia Meloni al Senato sul MES, te lo ricorderai, Conte dice che Giorgia Meloni ha leso la sua onorabilità, andiamo a vedere chi è intanto. Sì, no, è una sega elettrica mi pare, una cosa, o è arrivato il presidente argentino perché sento rumore di sega elettrica, no. Oppure è semplicemente un bravo lavoratore che sta facendo il suo dovere. Quello è pomeridiano però. Esatto, vi possiamo intanto far vedere le immagini, sono queste, è arrivato l'arrivo di Bill Gates a Roma. Queste però secondo me sono le macchine preparative perché sì. Ci hanno spiegato che il suo ne ha tre o quattro di queste macchine che lo devono precedere e poi dopo arriverà lui, quindi credo che non sia ancora lui volando. Adesso poi ne parliamo, però l'altro grande evento, la democrazia cristiana, mi fai rivedere subito al volo il simbolo, poi torniamo ai consumi che questa è un'altra cosa, fammi rivedere un attimo quel simbolo, certo. della democrazia cristiana che verrà presentato oggi, perché so che anche Antonio Caprarica eccolo qua, democrazia, la balena bianca, che è una balena blu, eccolo in quel qua. Caso, hanno sbagliato anche il colore, hanno sbagliato pure il colore, ma non importa. Bianca insomma, e blu, sì. Bianca e blu, con Rotondi. Beh, amici, direi veramente imperdibile, incollati al televisore, sì, certo. Perché tra poco rivedremo la nascita della democrazia cristiana in esclusiva all'Aria che tira. Torniamo alle cose serie. Peccato che non ci sia più Giampaolo, il nostro vecchio amato collega Giampaolo Panza, a cui si deve l'invenzione del sobriquet balena bianca. Bravo, è vero. Panza a inventarselo, quindi gli devono i diritti d'autore, almeno agli eredi. Allora, torniamo però subito fra 2 anni.